Shankarapillai andò a Goa e stava camminando sulla spiaggia. Lì trovò qualcosa che spuntava dalla sabbia. Giusto per curiosità si inchinò, lo tirò fuori ed era una lanterna. La prese e la strofinò, appena con la camicia, solo per pulirla. E nell'attimo in cui lo fece, guarda, il genio arrivò. Il genio arrivò, si alzò e disse: «Ok, esprimi 3 desideri. Mi ha liberato, quindi hai 3 desideri. Chiedi ciò che vuoi». Shankarapillai lo guardò 3 cose. Poi disse: «Voglio una Ferrari rossa». Così, proprio lì, sulla sabbia, una Ferrari rossa fiammante. Poi il genio disse: «Forza, forza, qual è il secondo?» Shankarapillai disse: «Voglio 10 milioni di dollari. 10 milioni in valuta nuova di zecca, sul sedile posteriore della Ferrari». Il genio disse: «Forza, qual è il terzo?» Shankarapillai disse: «Voglio essere irresistibile, per le donne». Lo trasformò in una scatola di cioccolatini. Quindi, quando qualcosa ti sta così a cuore, non desidero rovinartelo. Sai, io sono fatto di cioccolato, non vedi il cioccolato fondente? Quindi, il cioccolato in sé non è dannoso. Sfortunatamente, ci prendi troppo zucchero insieme. Questa è la ragione per cui causa così tanti problemi. I consumatori di cioccolato hanno molti problemi a causa del volume di zucchero che assumono. Se potessi mangiare solo cioccolato, è un certo tipo di stimolante, un tipo molto strano di stimolante. Ha i suoi valori positivi. Effettivamente, il tuo cervello potrebbe funzionare, davvero. Il tuo cervello funziona un po' meglio se prendi del cacao. Non con così tanto zucchero. Lo zucchero insaporisce tutto. Se prendi solamente del cacao, se prendi dei semi di cacao e li mastichi, una volta che ti ci abitui, è gradevole. I semi di cacao del cioccolato, se li mastichi, sono molto molto buoni. Il pepe nero e i semi di cacao hanno qualcosa di molto simile. In India usiamo miele e pepe nero in combinazione per una varietà di problemi. Una varietà di problemi che le persone hanno e produce risultati miracolosi. Anche il cacao ha qualcosa di simile, senza il piccante. C'è anche il cioccolato al 100% disponibile, ma forse alla maggior parte di voi non piacerà, perché sarà amaro. Se riesci a prenderlo senza zucchero, va bene. O con zucchero minimo, bene. Ma generalmente il cioccolato che compri nei negozi è carico di zucchero.